Passiamo adesso a Vincenzo Padruno, che ci dirà invece cosa l'Istat sta facendo nel campo dell'open data e come stiamo avanzando e innovando in questo settore. Ok, buon pomeriggio a tutti. Adesso vediamo di parlare un po' degli open data dal punto di vista della statistica ufficiale. E per parlare di questo vorrei partire da qui. Questo è Hans Rosling, che dice una cosa molto, molto semplice, molto incisiva, che poi è alla base un po' di tutta la filosofia in open data. È importante avere molti dati perché quando si hanno molti dati accade che qualcuno prende quei dati e ne fa qualcosa. Questo è importante e è talmente importante che questo concetto lo riprende anche Tim Berners-Lee in un suo celebre talk in cui parla di dati, ovviamente, parla della necessità per i produttori di dati, per i possessori di dati, di aprire i propri database e di aprirli utilizzando questo, lui utilizza questo slogan, il Raw Data Now, quindi che è diventato adesso un po' lo slogan che caratterizza un po' tutti i movimenti o le iniziative legate alle open data, quindi dati grezzi adesso. Questo talk di Tim Berners-Lee è sostanzialmente, possiamo dire, attorno al febbraio 2009. Qualche mese dopo l'amministrazione Obama lancia la propria iniziativa sul DataGov e a seguire, qualche mese dopo, sarà la volta del governo britannico. A tutt'oggi queste due iniziative sul DataGov restano le due iniziative di riferimento un po' per tutte le altre iniziative che nel frattempo sono nate. Ed eccole qui, questa è un po' la situazione la settimana scorsa, sulle iniziative sia di tipo governativo e che non nel mondo legate all'open data, all'open government e al DataGov. Ovviamente manca quella italiana che non ho avuto modo di aggiornare la mappa, però c'è un pallino anche dall'altro ieri sull'iniziativa italiana, ne ha parlato all'inizio di questa giornata Gianni Dominici, quindi anche l'Italia ufficialmente a livello governativo si è impegnata sul fronte dell'open data lanciando la sua iniziativa. Abbiamo detto Raw Data Now, c'è però ovviamente da fare qualche considerazione. In realtà, se andiamo a guardare le varie iniziative legate all'open data nel mondo, i dati grezzi sì ci sono, però sappiamo bene che il dato grezzo si porta dietro tutta una serie di problemi, confidenzialità, bisogna renderli anonimi e cose già, per cui di fatto noi troviamo in un ipotetico paniere di open data ne troviamo ben pochi. Quello che troviamo per esempio molto sono dati geografici, in realtà troviamo un po' di tutto. Le amministrazioni coinvolte, anche a volte enti privati coinvolte, stanno liberando quello che hanno, molti elenchi, organigrammi, cose di questo genere, dati scientifici, dati relativi al bilancio, alla spesa, quando possibile, e ovviamente una grossa fetta riguarda il dato statistico, una fetta molto importante. E all'interno del dato statistico la parte del leone la fa ovviamente la statistica ufficiale. Giusto due righe sulla statistica ufficiale, è finanziata con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto la valenza della statistica ufficiale è che è prodotta e diffusa con un preciso mandato istituzionale, quindi voi pensate un po' a tutti gli istituti di statistica, alle agenzie internazionali, al Fondo Monetario e così via, all'Istat ovviamente. Si potrà dire, sì, però nel mandato istituzionale c'è quello della diffusione, quindi non c'è la necessità di liberare il dato, però noi sappiamo bene che l'open data ha un elemento chiave, che è quello del riuso. Chi fa open data deve consentire il riuso dei dati liberati e anche ovviamente a scopi commerciali. Quindi su questo in realtà non c'è una linea comune, ognuno fa come crede. In Italia abbiamo questo, abbiamo il SISTAN. Il SISTAN concorre alla produzione delle statistiche ufficiali per il paese. Ma se andiamo ad esplodere un po' il SISTAN e andare a vedere cosa c'è dentro, troviamo regioni, troviamo province, troviamo comuni, troviamo veramente tanti enti, pubbliche amministrazioni locali e anche centrali, che concorrono alla produzione delle statistiche ufficiali. E questo è interessante perché c'è un'interessante sovrapposizione tra
gli aderenti, gli enti del SISTAN e quelli che al momento in Italia stanno facendo open data. Pensiamo, abbiamo già citato Regione Piemonte, la prima regione italiana a liberare i dati, l'ultima, settimana scorsa, Regione Emilia-Romagna, ma abbiamo anche diversi comuni, il comune di Udine che è rappresentato oggi, abbiamo il comune di Roma che dovrà partire fra non so quando, fra poco, abbiamo il comune di Torino, il comune di Matera, ne abbiamo tanti che adesso stanno lanciando le proprie iniziative. E è interessante questo aspetto perché in effetti nel SISTAN, voglio dire, c'è quella cultura del dato necessaria per poter non solo liberare i dati in maniera adeguata, fornendo i dati della meta informazioni necessarie per un corretto utilizzo, ma c'è la cultura per poter utilizzare il dato. Su questo ritorneremo successivamente, ma devo sottolineare che l'utilizzo del dato è fondamentale. Perché? Perché l'open data in sé non è un fine, non è un punto di arrivo, è esattamente un passo intermedio. Un passo intermedio per consentire alla rete, al mercato e all'intelligenza collettiva di utilizzare i dati nel modo in cui ritengono più opportuno. Questo ovviamente è una definizione un po' più articolata della prima che abbiamo visto nella prima slide, quindi della citazione di Hans Rosling. Per fare cosa? Beh, il primo passo intermedio, ovviamente l'open data è un passo intermedio che ha come effetto quello della trasparenza, e la trasparenza ovviamente fornisce la possibilità di avere un controllo sociale delle politiche pubbliche. Questo è fondamentale, soprattutto in un paese come il nostro, diciamo. Ma non solo questo, perché ovviamente la liberazione del dato, i dati, costituiscono quella materia prima necessaria a stimolare quell'economia digitale che noi sappiamo essere un elemento prezioso, un volano per lo sviluppo del nostro paese, ma che ovviamente va stimolata adeguatamente. Sicuramente l'open data non è che dall'oggi al domani produrrà effetti sul prodotto interno lordo dell'Italia, però sicuramente è un passo in più, sicuramente è uno stimolo in più che sicuramente aiuta il nostro sistema paese. E poi ovviamente un passo intermedio più in generale per consentire di passare dal dato alla conoscenza. Questo è importante, ovviamente per fare questo, per il passaggio dal dato alla conoscenza in realtà si incanala semplificando su due strade diverse, un utilizzo diciamo interattivo del dato e un utilizzo se vogliamo cognitivo del dato. L'utilizzo interattivo è quello che noi facciamo attraverso le applicazioni, quindi l'applicazione consente di interagire in modo interattivo e diretto col dato, mentre invece il nostro utilizzo cognitivo è quello che tradizionalmente viene fatto con l'analisi, con la ricerca, con l'inchiesta, con quello che adesso chiamiamo data journalism. Quindi di fatto l'importanza è sostanzialmente utilizzare il dato. Questo è sicuramente un compito importante della statistica ufficiale e dell'intero sistema che ovviamente è supportato dalla statistica ufficiale. Questo è quello che chiamiamo, o comunque che si può benissimo chiamare statistica 2.0. Allora, nella statistica 2, gli interlocutori tradizionali dell'Istat oppure sono sempre state altre istituzioni, il mondo accademico, il mondo della ricerca, il mondo dei professionisti e così via. È chiaro che l'open data consente di fare dei passi diversi e quindi mettere al centro la rete, la società civile, l'intelligenza collettiva della rete, che diventano interlocutori, dei nuovi interlocutori, quindi vanno trovati dei canali, vanno messi in piedi dei canali di comunicazione verso questo tipo di nuovi interlocutori. E questo sicuramente è stato un passaggio importante per l'Istat, in una logica open data. Perché? Il nuovo sito web, è stato citato più volte, lo riprendo, è stato rilasciato, quindi i contenuti del nuovo sito web di Istat sono stati rilasciati sotto licenza Creative Commons. Vi ricordo, prima,
il riuso del dato, quindi l'open data è sostanzialmente il riuso più forse del tipo di formati con cui i dati vengono resi pubblici. Il riuso è un elemento chiave e questo, il rilascio dei contenuti del sito sotto licenza Creative Commons, in questo caso Attribution, e va proprio in questa direzione. C'è poi una interessante iniziativa dell'Istat che è stata chiamata Single Exit Point, la possibilità di utilizzare una connessione machine to machine con il corporate data warehouse che è dati.istat.it. In buona sostanza accade questo, sostanzialmente questo passo serve a facilitare l'utilizzo interattivo del dato di cui abbiamo parlato qui prima, quindi la possibilità di agganciare direttamente applicazioni al corporate data warehouse Istat e quindi sostanzialmente prelevare dati direttamente dal produttore. E questo è, credetemi, un valore immenso, perché non bisogna fare replicazione ogni volta che ci sono cambiamenti sui dati, questi verranno trattati in modo immediato dalle applicazioni che utilizzano quei dati. Questo è uno schema del single exit point, per cui c'è una idea di dare questa disponibilità dei dati per via telematica, quindi machine to machine, i dati sono descritti adeguatamente da metadati, quindi non solo dati, ma metadati che sappiamo essere fondamentali per un corretto utilizzo del dato, e poi ovviamente i formati utilizzati sono formati aperti, SDMX, che è stato citato più volte. L'iniziativa Istat è ancora in fase di test, da una decina di giorni, da una settimana, il single exit point è attivo e al momento i test sono stati iniziati con alcuni interlocutori privilegiati tipo la Banca d'Italia oppure JP Morgan e istituti di questo genere. Ma andiamo avanti, c'è un'altra iniziativa Istat verso la rete, verso la società civile, verso l'intelligenza collettiva della rete, che è l'adesione come partner all'iniziativa Apps for Italy, la competizione italiana nazionale sugli open data che è stata lanciata l'altro ieri in via ufficiale dal Ministero dell'Innovazione. Apps for Italy è un concorso, ne parleranno i miei colleghi più avanti durante la tavola rotonda, è un concorso aperto a cittadini, associazioni, a chi in qualche modo ha delle idee su come utilizzare i dati, su come realizzare applicazioni sui dati, su come utilizzare visualizzazioni, come effettuare visualizzazioni sui dati, con dei premi in palio che verranno comunicati ovviamente al momento opportuno. Io vi invito a divulgare questo link che è il www.appsforitaly.org. E prima di concludere faccio qualche considerazione. Perché? È chiaro, noi abbiamo parlato della necessità di rendere pubblici i dati, abbiamo parlato del riuso del dato che è fondamentale in ottica open data. C'è un problema perché ovviamente l'open data sta spingendo enti locali, comuni, regioni, province a avviare iniziative sugli open data. A parte il fatto che ovviamente questo a mio avviso è un processo che va guidato perché ovviamente non è vero che tutti i dati hanno le stesse potenzialità, ce n'è chi ne ha di più e chi ovviamente ne ha di meno. Ma poi mettere i dati, liberare i dati sul proprio sito web ha come effetto collaterale quelli di imprigionare i dati su dove vengono liberati. Perché? Perché il proliferare di produttori, di fornitori di dati alla fine rende di fatto impossibile trovare i dati in maniera automatica. Io dico sempre che a mio avviso i dati devono avere una caratteristica, devono essere machine findable, però il rilasciare dataset o dati o tavole destrutturati sicuramente questo non aiuta. Per cui quello che va fatto, sono dei passi successivi ovviamente che dovranno essere avviati successivamente,
ma che ovviamente, su cui ovviamente si può fare qualche riflessione già da adesso, ci sono communities che ci stanno pensando, è quello di passare dai dati sulla rete ai dati nella rete, quindi avere dati e metadati strutturati che in qualche modo possano essere ricercati e quindi essere machine findable e soprattutto machine understandable. E questo in una logica di sistema e non di singolo produttore. Questo è importante, mi ricollego a quanto detto da Gianni Dominici prima, gli attori in campo sono tanti, sono gli enti governativi, sono le associazioni, sono le fondazioni, sono il V3C per esempio, c'è il mercato, quindi è chiaro che bisogna un attimo capire dove convergere. Sicuramente io confido molto nell'aspetto, se vogliamo, nella caratteristica darwiniana del web e di internet, dove alla fine le idee migliori sono quelle che si evolvono e che procedono, crescono e diventano mature, piuttosto che altre idee che invece non sono adatte a sopravvivere e quindi muoiono e defungono. E con questo io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione. L'applauso.